Ciao, in questo video voglio parlarti del presunto problema che i distanziali creano ai cuscinetti. Perché? Perché lo si legge molto spesso e quindi è bene affrontarlo con chiarezza una volta per tutte. Se i distanziali scelti sono di buona qualità, di una misura consona, ovvero non eccessiva da concorso, intendo i classici 12, 16, 20 mm. E soprattutto se sono montati correttamente da personale competente, e attenzione che quelli che dicono queste sciocchezze sono proprio gli stessi che sostengono che i distanziali sono molto semplici da installare. Un tipo qualche settimana fa mi ha scritto: li monta anche mio fratello di 7 anni, creano problemi ai cuscinetti e rompono tutto quello che c'è nell'assetto. Se tu li monti con questa consapevolezza e credi che siano così semplici, non mi stupisco se poi creano danni. Quindi io vi garantisco, e chi sono io per garantirlo? Sono uno che ne monta tantissimi da tanti anni e che fa assistenza. Quindi io vi garantisco che se i distanziali sono di buona qualità, di misura giusta e sono montati correttamente, non c'è alcun rischio nella maniera più assoluta. Non possono assolutamente danneggiare i cuscinetti, né tantomeno, perché ne ho sentite di sciocchezze, ne ho lette purtroppo, i bracci, gli ammortizzatori, le testine. No, in alcun modo. Quindi, se leggete da qualche parte o sentite qualcuno che dice: no, i cuscinetti distanziali non li monto perché rovinano i cuscinetti, facciamo così. Lui può dire o scrivere questa cosa per due motivi, fondamentalmente: per esperienza diretta oppure per sentito dire. Delle due l'una. Per esperienza diretta: se lui ha avuto un'esperienza diretta e ha avuto problemi con i distanziali, sicuramente o ha comprato delle porcherie o ha montato delle misure eccessive, davvero eccessive, oppure li ha montati male. Ed è facile montarli male se sei uno non competente. Sono degli accessori che vanno sulle ruote, non sono dei pomelli, non è un arbre magique che lo può montare mio cugino e non lo può montare il tuo amico che fa anche il meccanico. Deve montarlo chi sa montarlo. Quindi, se tu parli per esperienza diretta, hai avuto un danno, vuol dire che qualcosa di queste tre c'è stata ed è sicuro, è sicuro. O il prodotto era scadente, o di dimensione eccessiva, o lo hai montato male. Ringrazia che ti ha rotto sul cuscinetto e che non hai perso la ruota. Cioè, stai attento. Se invece parli per sentito dire, beh, perdonami, ma perché parli di una cosa che non sai? Io che ne installo e vendo alcune decine di migliaia ogni anno da almeno 15 anni, qualcosina in più di te la saprò che non ne hai mai installato neanche uno e parli per sentito dire o no? In sintesi, questo è un video un po' pesante, diverso da quelli che faccio, però davvero mi infastidisce vedere tutta questa gente che non ha competenza, non sa quello che dice, non si è informata, non ha studiato e scrive cavolate e dice cavolate. Mi è capitato anche di meccanici e gommisti che si sono rifiutati di montare quel prodotto e anche altri ancora più semplici ai propri clienti perché rompono i cuscinetti, perché creano questo problema, perché creano quest'altro problema. Se avete un dubbio, chiedete, noi, cioè è il mio lavoro, noi siamo qui, ci sono i nostri contatti dappertutto, su WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, mail, telefono, cioè contattateci, noi vi spieghiamo per filo e per segno. Se avete avuto dei problemi con altri distanziali montati da altra gente, perché io ne ho montati, cioè una valanga, non ho mai avuto un problema, cioè ci sarà un motivo se io ne monto una valanga e tanti altri professionisti come noi, da sempre, perché comunque li fanno case molto molto importanti, cioè Abax, Sparco, HR. Ma ti pare che queste aziende internazionali possano creare dei prodotti che creano questi problemi? Ma dai. Quindi, se avete avuto dei problemi con montaggi fatti da altri, scrivetemi. Io, basta che mi dite l'auto e la dimensione del distanziale, io al 90% già vi dico al volo qual è il problema. Quindi, se invece volete essere consigliati, scrivetemi altrettanto. Noi siamo a disposizione. Ciao a tutti!